io non riesco a capacitarmi, cioè dopo tanti anni ti richiamano a fare il militare, cioè non è possibile, scusa, non si è fatto la posizione, la vita sua, la famiglia, il lavoro. Solo tu, come vedi, tu lavori. Beh, io lavoro da una vita, i figli, mio figlio all'università, quell'altro, di giorno. Sì, aspetta, devi dire. Sono tanti ragazzi disoccupati, perché non chiamano i ragazzi, forze nuove, energie sempre, no, devono chiamare i ciuccioni vecchi, perché fra 6 mesi devono pure levare il militare d'obbligo. Da un anno, sapete, no, 6 mesi, ha ragione, manca ad arrivare sotto quel fatto, una solita che cioè incredibile, non è possibile, cioè, dai. Come si può un sistema ci dovrebbe stare. Aspetta. Alcuni amici miei, quando sono andati a fare la visita, si sono inventati un fastidio. Un fastidio? Per esempio? Al cuore, all'intestino, allo stomaco. Una cosa particolare, insomma. No, un fastidio, un problema. Sono stati riformati. No, dai. Veramente? Sì. Veramente? Oh, possiamo fare anche noi. Possiamo fare pure noi. Proviamo. Il dottor Sani. Buongiorno. Dottor Piepoli? Sì. Noi siamo qui per la visita, per il richiamo al militare. Sì, il mercoledì è sempre così. Dobbiamo parlare con lei? No, deve andare dai colleghi alla prima porta a destra. Dottor, volevo, visto che si trova qua, volevo dire una cosa prima di fare la visita. Sì. Che io ho un problema grosso, dottore. Problema? Sì, sì. Che problema? Io sono cardiopatico. Cardiopatico? Abbastanza. Beh? E non posso fare il militare, mica... Perché cardiopatico? Cardiopatico. Qui nell'esercito lo siamo un po' tutti. Cardiopatici? Che ne sai? Vai a fare la vista, abile, vai. Ci vuole pure la fartuccia, mamma mia. Venga lì. Sembra un solito fare. Io sicuramente il militare non lo posso fare. Eh sì, lo dice lì, no? No, perché siccome di problemi di stomaco, da molti anni che sono proprio gastropatico. Ho capito. Beh, che deve sapere che qui nell'esercito diciamo che lo siamo un po' tutti. Hai visto? Vada a fare la vista, abile. Vada, venga. Buongiorno, problemi anche lei? No, io sono felice, anzi, che l'esercito mi abbia chiamato. Però c'è una cosa, non volevo dire, se può sembrare una scusa, ma in realtà io sono completamente idiota. Ho capito. Deve sapere che qui nell'esercito lo siamo... Idiota. Felice. Idiota? Completamente idiota. Beh, è un discorso diverso, penso che lei sia da riformare. Proprio non c'è speranza. È difficilissimo. No, parlo io con i colleghi. Buongiorno.